quattro storie vere di bambini autistici e delle loro famiglie. Le racconta il libro Il bambino che parlava con la luce, scritto da uno psicoterapeuta che giorno per giorno le ha vissute e le vive, presentato a Palazzo Lascaris. Nell'occasione è stata ricordata la mozione approvata dal Consiglio regionale per il potenziamento delle politiche in materia di autismo e per il varo, in tempi rapidi, di una normativa specifica di riferimento. Come mai trattare un tema che noi tutti consideriamo pesante e difficile come l'autismo, invece che con un saggio attraverso quattro storie simpatiche e interessanti da leggere? Ma diciamo che il motivo principale è stato quello di poter dare voce a quella che è la quotidianità delle persone con autismo, delle loro famiglie, degli operatori e degli insegnanti che si occupano quotidianamente di questi bambini. Quindi il racconto consentiva di rendere più vivo, più anche, mi viene da dire, reale quella che è la quotidianità. E questo era un qualcosa che poteva essere fatto soltanto raccontando delle storie e non tanto facendo un trattato.